devi avere una moto molto maneggevole perché ci sono tante curve molto, molto veloci e devi avere una direzionalità molto, molto precisa. La moto è molto importante avere un buon controllo di trazione, quindi metterei un 50%. L'engine braking è molto importante perché non si fanno delle frenate molto aggressive, quindi ci vuole un freno motore molto, molto pulito. L'anti-wheelie, qui c'è tanta percorrenza, l'anti-wheelie serve solo nel tornantino quando torni indietro, quello che si fa di prima, ma se no la moto sta abbastanza, non serve tanto anti-wheelie. Ma il cambio per Ashen deve essere spaziato molto bene dalla prima alla sesta, deve essere molto corretto nel cambio, quindi deve stare tra una marcia e un'altra, deve essere perfetto. Quindi io farei un cambio un 50, come è posizionato lì è buono. Pignone corona, a me normalmente mi piace lavorare tanto con il pignone grande e la corona una via di mezzo. Il segreto di Ashen è cercare di fare una moto molto agile per fare tanta percorrenza.